Calabria, terra di ecomostri legali o legalizzati, terra di incompiute, terra di opere incomplete, iniziate e mai finite. A Bova Marina il paradosso dell'ecomostro, che resiste anche a un finanziamento per la demolizione del tronco di molo degradato, è stato al centro di un dibattito che si è svolto sabato pomeriggio nel salone dell'IRSEC alla presenza del rappresentante dell'autorità di bacino della regione di Calabria, Salvatore Siviglia. All'iniziativa promossa dal Comitato Spontaneo per la Demolizione hanno partecipato tra gli altri Domenico Zavettieri, già sindaco di Bova Marina, che ha introdotto i lavori ricordando che il finanziamento era stato a suo tempo concesso per la demolizione e la riqualificazione del molo. Per l'amministrazione comunale di Bova Marina è intervenuto invece l'assessore ai lavori pubblici Lillo Rodà. Secondo i convenuti, il tronco di molo avrebbe alterato le correnti marine, recando ingenti danni, per cui sarebbe utile un intervento risolutivo per l'abbattimento dello stesso e la realizzazione di una barriera sorforte a protezione del promontorio utilizzando i cubi di cemento che già si trovano in loco. Ma sentiamo cosa hanno dichiarato i nostri microfoni Salvatore Siviglia, dell'autorità di bacino della Regione Calabria, Domenico Zavettieri, già sindaco del comune di Bova Marina, e Lillo Rodà, attuale assessore ai lavori pubblici. Assessore Rodà, allora questa sera questo incontro a Bova Marina su questo ecomostro, ma come si fa? Prima si crea un mostro e poi si cerca di distruggerlo? Questa è tipica della mentalità calabrese. Ora, noi avevamo il più bel paesaggio della regione Calabria, faraglioni eccezionali. Poi è arrivata questa nuova cultura del porto turistico, che tra l'altro era un progetto del Mare Adriatico, trasportato a Bova Marina. È stato il tormentone di ogni campagna elettorale, però sappiamo com'è finito. Hanno distrutto un paesaggio eccezionale e si è creato questo cosiddetto ecomostro. Oggi siamo al punto di avere una sola alternativa: farlo, demolirlo finché è possibile e creare il minore impatto ambientale possibile, perché altrimenti perdiamo il finanziamento e resta così com'è. Ma non pensate a poterlo invece trasformare in un piccolo porticciolo turistico, quantomeno? E questa è la nostra idea, portando delle modifiche possibili a questo progetto. Naturalmente noi recepiamo quelle che sono le idee anche degli altri. Il nostro compito è quello di non creare danni al comune, fare l'opera e utilizzarla nel miglior modo possibile. Ora, Bova Marina ha una tradizione marinara secolare, a differenza di altri comuni. Era nato questo porto come rifugio per le barche, pescherecci là di porto e così via. Non abbiamo fatto il porto, però possiamo recuperarlo con questa idea di una darsena per il riparo delle barche, anche quelle di diporto. Serve anche, secondo me, per avere un'idea diversa del turismo, per esempio, no? Perché non dobbiamo poi rassegnarci al fatto di questa erosione costiera ad ogni costo. Possiamo creare altro tipo di turismo. Domenico Zavettieri, questa sera si parla di porto più che di ecomostro, credo. Il futuro potrebbe essere un piccolo porticciolo? Mi sembra questa una favola. C'è un piano relativo alla portualità in Calabria e Bova Marina non c'è. Quindi il porto a Bova Marina si sarebbe dovuto fare negli anni 80, quando i soldi c'erano e non sono stati spesi. Quindi non credo che a Bova Marina si possa fare più un porto, anche se il desiderio di tutti i cittadini sarebbe di realizzare questa infrastruttura portuale che potrebbe essere utile al territorio. Ma io sono convinto, anche attraverso l'esperienza amministrativa, che non si può pensare che ogni comune realizzi il proprio porto, insomma. È una questione, secondo me, che va affrontata nell'ambito
dell'area grecanica, dei comuni dell'area grecanica. Si tratterebbe di individuare il sito più idoneo per realizzare una infrastruttura del genere, perché servirebbe a tutto il territorio, a tutto il comprensorio dell'area grecanica, insomma, da... Ecco, qua abbiamo per esempio un porto a saline ioniche perennemente insabbiato, sul quale la provincia e la regione negli ultimi anni hanno speso qualcosa come 2 miliardi solo per aprire, quindi 2 milioni di euro, 4 miliardi del vecchio conio, solo per aprire un varco che poi è sempre chiuso e diventa una pozzanga. Questa mattina la stampa riportava appunto immagini e quant'altro, ma non è la prima volta. Non pensa che per esempio anche quello potrebbe essere il futuro, insomma, un porto, o addirittura la fiumara dell'Amendolea? Nella storia si dice che fosse addirittura navigabile. Sì, la fiumara dell'Amendolea nel passato era navigabile, ma io non mi posso avventurare in ipotesi che non sono di mia competenza, perché ci vogliono fiori di professionisti per localizzare un sito adatto alla realizzazione di una infrastruttura portuale. Per saline penso che l'intervento, non so alla base della realizzazione quale motivazione ci siano state, ma è stata una scelta sbagliata col senno del poi, perché è un porto che non funziona, che in perenne chiusura le mareggiate lo rovinano, diciamo. Torniamo a questo ecomostro, ma è giusto prima costruire le cose e poi a distanza di anni aver creato un mostro per poi volerlo abbattere, o sta nella logica delle cose? Ma questo non mi sorprende, l'Italia è piena di queste opere incompiute che poi vanno demolite. Recentemente ho assistito ad una trasmissione televisiva in un paese della Sicilia dove hanno realizzato un'infinità di opere incompiute che adesso non trovano i soldi per demolire, insomma, perché hanno rovinato, devastato l'ambiente, insomma. Ora, la cosa strana che riguarda l'intervento a Bova Marina è questa: che il finanziamento è stato finalizzato alla eliminazione del cosiddetto ecomostro. Io questa definizione l'ho contestata nel primo incontro che abbiamo fatto con l'assessore Tripodi nel 2005, perché quella è un'opera incompiuta, non è un ecomostro, insomma. E però il finanziamento prevedeva la demolizione, e io non ho capito perché i progettisti si siano orientati verso un'ipotesi diversa. Quando ero sindaco nel 2007 facemmo un incontro a novembre presso l'assessorato all'urbanistica, e c'era la struttura tecnica dell'assessore, l'architetto Amantea e l'architetto Ferrari, e hanno bocciato quella ipotesi progettuale che prevedeva la eliminazione parziale del muro, cioè la parte alta, e poi la creazione di zampilli d'acqua e luci soffuse per fare una specie di belvedere, ed è stata bocciata. Quindi poi non so perché sono tornati sulla stessa ipotesi, anche se non è identica, però è simile, che prevede il rivestimento di questo muraglione in cemento, di questo pezzo di molo con massi naturali, insomma, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, tenuto conto del fatto che dall'autorità di bacino quel punto è stato individuato come punto critico che favorisce l'erosione costiera perché non consente il transito delle sabbie. Bene, grazie professore. Allora, dottore Salvatore Siviglia, autorità di bacino, qui c'è questo ecomostro, credo che sia una brutta definizione, questa opera che è stata prima creata e ora si vuole distruggere, diciamo un'opera sbagliata. Quest'opera, tra l'altro, per quello che abbiamo sentito anche nel suo intervento, contribuisce all'erosione perché ostacola il percorso delle acque. È importante distruggerla o si può anche pensare di modificare il progetto e quindi il finanziamento, perché c'è il rischio di perderlo, no? E creare per esempio una piccola darsena per un ricovero barche, vista anche la storia di questo comune che ha una
una storia anche di marineria. Guardi, il ragionamento secondo me va fatto guardando il contesto in cui si trovano le opere a mare, di fatto. Come principio, diciamo, cardine, qualsiasi intervento realizzato a mare stravolge comunque l'andamento naturale dei sedimenti e delle onde, quindi qualsiasi opera che si fa, sia di protezione che di turismo balneare, comunque pregiudica la dinamica e la morfologia marina del territorio, quindi qualsiasi opera che si mette comunque incide in un modo o nell'altro sul territorio circostante. Io farei una riflessione di carattere più generale, ovviamente, perché l'ecomostro è un'opera realizzata e come tutte le opere realizzate per poter essere ovviamente demolite, ci sono dei procedimenti amministrativi che seguono una procedura, ossia finanziamento concesso, proposta progettuale, la parte demolizione. Capisce bene che tutto questo iter ovviamente ormai su Bova viaggia intorno a 10 anni sostanzialmente, quindi si può fare tutto a livello amministrativo, quindi è chiaro, una valutazione che deve fare l'amministrazione nella sua interezza, però qualsiasi procedimento che si fa ha una storia a sé. La storia della demolizione dell'ecomostro è stato fatto perché è stato inserito in un accordo di programma quadro e che stabilisce alcune attività da fare in corso, diciamo, di definizione di questo rapporto contrattuale. È chiaro che ci sono delle somme appostate per una finalità specifica. Se cambia l'oggetto, diciamo, della discussione, è chiaro che il finanziamento rischia di perdersi. Questo è un male, diciamo, che abbiamo complessivamente in Italia, ma in particolare in Calabria. Non è corretto, non è giusto, non è umanamente possibile che le amministrazioni tengano risorse immobilizzate anni. I soldi bisogna spenderli, i progetti bisogna farli e attuarli, quindi questa è una delle vergogne di carattere nazionale, ma quello calabrese ovviamente ha in noi l'eccellenza che ci contraddistingue. Anche perché, come dicevo nell'intervento prima, contestualizzare un ragionamento a 10 anni fa aveva senso. In 10 anni cambia tutto. Lei ha avuto modo di vedere adesso come abbiamo definito l'evoluzione della linea di riva. Lì noi sostanzialmente, rispetto a 50 anni di lettura, le cose si mutano di anno in anno e quindi le condizioni geomorfologiche per le quali si è pensato di demolire l'intervento 10 anni fa probabilmente ora sono cambiate, probabilmente adesso gli studi sono più affinati, probabilmente adesso ci sono delle condizioni sulle quali ovviamente bisogna valutare su come indirizzare il ragionamento. Però ci tengo ad evidenziare un aspetto che abbiamo fatto. Lei ovviamente ha citato prima il master plan della riduzione costiera. Noi abbiamo fatto un piano organico di difesa costiera strepitoso, abbiamo programmato 400 milioni di euro per la messa in sicurezza, abbiamo degli studi specifici e puntuali. Su Bova Marina è attenzionato come territorio, su Bova Marina abbiamo già avviato una procedura d'appalto di 2 milioni e mezzo che dovremmo andare a giudicazione entro fine anno. In più abbiamo previsto un altro progetto di 3 milioni e 8 perché secondo me il vero problema adesso è la difesa costiera nella sua interezza, in un ragionamento d'insieme, non più limitato. Fino abbiamo questo pezzo di baia che è bellissimo, rischia di essere pregiudicato perché ovviamente le dinamiche costiere negli anni sono cambiate. Io su quello vorrei puntare in modo più, diciamo, incisivo rispetto alle altre cose. La cosa non soltanto ferma assolutamente, ma dobbiamo evitare di fare ragionamenti, diciamo, però puntuali. Io approfitto della sua professionalità e di competenza e voglio fare un altro tipo di domanda. Ma siamo veramente convinti che l'erosione costiera dipenda per esempio da una barriera così che l'uomo ha creato? Oppure invece sono le fiumare che non hanno più la possibilità. Guardi, sono di portare le concause, a mare. Le concause ovviamente sono tantissime. È chiaro che adesso i principi, c'è la sabbia, se non viene posizionata in un posto significa che va messa in modo meccanico. Noi abbiamo un problema di corretto equilibrio, diciamo, dell'apporto solido a mare, cioè le fiumare non portano più nulla a mare e di conseguenza quella quantità di sabbia che prima naturalmente si depositava sulle spiagge adesso non scende più. È chiaro che sono cambiate anche le dinamiche, diciamo, complessive. Vorrei fermare un attimo, perché non arrivano le fiumare oramai? Non è vero che non piove più, o meglio, la verità è che l'uomo nelle fiumare ha creato impianti, ha fatto queste buche enormi, quindi l'acqua arriva, ma arriva filtrata, non arriva più. No, c'è un problema, ovviamente lei ha evidenziato in modo chiaro uno dei veri problemi. Noi abbiamo il bacino della Mendolea, che è il bacino più importante che abbiamo nel territorio. La Mendolea, ovviamente, se noi la vediamo, è un bacino inesauribile di materiale che viene a mare. Ovviamente non si sposta più, non scende. Se la Mendolea non manda materiale a mare, è normale che tutta la costa si impoverisce. Però adesso è un approccio, voglio dire,
progettuale che cambia. Noi ricordiamo che gli interventi fatti negli anni 60 e 70, quando si parlava, diciamo, di ingegnerizzazione delle corse d'acqua, si facevano briglie, si costruivano arginature e altro, si andava a puntare più a proteggere l'esistente e non a consentire il corretto deflusso del materiale a mare. Adesso vogliono fare un'inversione di tendenza. Capite benissimo che ovviamente pensare adesso di demolire, cioè, tutte irrilevate le briglie è una cosa impossibile da fare. Soltanto ovviamente chi vuole fare demagogia e vuole fare creare soltanto come si dice soluzioni, diciamo, che non troveranno mai attuazione, fa questa affermazione. Però bisogna adesso fare un ragionamento concreto, ossia iniziare a fare studi a livello di bacino, cosa che abbiamo già fatto, che abbiamo attuato. Quindi noi, se lei ha un modo di vedere nei progetti che abbiamo fatto di difesa costiera, fra i punti, diciamo, salienti che diamo per l'offerta progettuale è quello di fare uno studio anche sui corsi d'acqua, perché il rapporto mare-fiume è essenzialmente connesso e legato. Se si cambia questo equilibrio, ovviamente i disastri li vediamo tutti i giorni.